Bentornati su MTV. Innanzitutto ho parecchie novità di cui parlarvi. Per prima cosa... ho un tatuaggio! Oh mio Dio! Se qualcuno di voi mi segue da un po' su YouTube oppure su Instagram o Snapchat avrà sicuramente visto in precedenza che da un paio di mesi fa ho cominciato a essere davvero ossessionata per questo tatuaggio. Volevo assolutamente farmelo, ci ho pensato molto, continuavo a disegnarmelo a penna per capire se davvero potesse essere una cosa che mi sarebbe piaciuta. E insomma, alla fine ho ceduto, ho dovuto farlo. Non è sicuramente stata una cosa impulsiva, ci ho pensato davvero molto tempo, anche perché l'idea mi terrorizzava. Ci ho voluto parecchio coraggio per riuscire finalmente ad andare lì e a farlo. Ma davvero, nonostante tutte le preoccupazioni, tutte le paure, tutte le ansie, non potrei essere più contenta di averlo finalmente fatto. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa saperne un po' di più. Potrei fare un video in cui parlo della mia esperienza e del significato del mio tatuaggio, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, quindi se vi interessa fatemelo sapere. E collegandoci a questo, ho creato un po' di tempo fa un canale di vlog di cui avevo già parlato, però ancora non avevo caricato nessun video. La settimana scorsa ho cominciato a sperimentare un po' per fare dei vlog e ho scoperto che davvero mi piace tantissimo farli. Piano piano ci sto prendendo un po' la mano, però insomma, se volevo solamente farvi sapere che se vi interessa sul mio canale di vlog trovate il link qui sotto nell'info box. Trovate anche un vlog del giorno in cui mi sono fatta il mio tatuaggio e un vlog del dietro le quinte di questo video. E come seconda cosa, se avete delle domande da farvi, vi ricordo che la settimana prossima filmerò un video Ask Me. Quindi se avete qualsiasi domanda potete farmela sia nei commenti qui sotto, ma sia su qualsiasi altro social se preferite, con l'hashtag AskMTV. Non credo che abbia tantissime domande, quindi è molto probabile che riesca a rispondere anche alla vostra se avete qualche dubbio, qualche curiosità, qualsiasi cosa. Scusate per la lunga chiacchierata, arriviamo finalmente al video vero e proprio. Nel video di oggi vi mostro 4 idee per outfit adatti alla stagione di autunno e inverno, che sono appunto... più che altro suggerimenti, c'è da prendere molto alla larga, cioè non è per dire dovete indossare questo, è per darvi un po' di magari ispirazione, o perlomeno a me piace moltissimo vedere outfit proposti da altre ragazze, perché magari mi fa pensare a qualche abbinamento che io non avrei pensato, in generale mi dà sempre nuove idee. Dato che molti di voi mi avevano chiesto di fare un altro po' di video di beauty, di trucco, di moda, che avevo un po' smesso di fare ultimamente perché non mi sembrava che vi interessassero molto, però dato che alcuni di voi me l'avevano chiesto, ho pensato almeno di provare a farne un po' comunque occasionalmente, visto che a me piace molto farli. Quindi se volete altri video del genere fatemi sapere qui sotto. Niente, direi che finalmente non ho nient'altro da dire, quindi mi tappo la bocca e niente, buona visione. La mia prima idea per un outfit adatto alla stagione di autunno-inverno è sicuramente il più chic ed elegante dei quattro, ma è comunque indossabile anche per tutti i giorni. La maglietta che ho scelto di indossare è questa, che sembra una camicia con sopra un cardigan, ma in realtà si tratta di una semplice maglietta. E per questo è anche molto più comoda da indossare. Per la gonna ho deciso di usare questa gonna color borgogna, ispirata ai colori dell'autunno, e l'ho abbinata alle calze per dare unità all'outfit e dare un tocco di colore rispetto agli altri colori utilizzati, che sono colori neutri. Come scarpe da abbinare al completo, infine ho scelto questi stivaletti col tacco marroncini, che essendo di un colore neutro sono adatti a tutti i giorni, ma danno comunque un tocco di grande eleganza. In caso decideste di indossare un outfit del genere all'esterno, vi consiglio decisamente di utilizzare dei collant color pelle sotto alle calze. Fidatevi di me che l'ho imparato con l'esperienza. Il secondo outfit che vi propongo è sempre basato sul colore borgogna, che da sempre è uno dei miei colori preferiti da usare nella stagione autunnale. Si tratta di un outfit molto più casual del precedente, ma che è comunque molto delicato e curato. Per complementare il colore del maglione e variare un po' i colori presenti nel completo, ho scelto dei jeans azzurro chiaro e degli stivaletti e gioielli neri. Il terzo outfit è sicuramente il più casual di tutti, è quello dall'aria più, tra virgolette, trasandata. Anche in questo caso ho utilizzato un trend tipico della stagione autunnale, e cioè quello delle camicie a quadretti, sempre in colori tipicamente autunnali, che ho comprato da H&M. E per completare l'outfit ho scelto dei jeans strappati che richiamassero uno dei due colori della camicia e questo anello.
L'ultimo outfit è un po' in stile bohemian e ruota attorno ai colori chiari e principalmente è stato costruito intorno a questo shawl, per cui vado assolutamente matta perché è caldissimo e morbidissimo e sembra di stare sotto una copertina quando lo si indossa. La maglia che ho indossato è una maglietta grigia a maniche lunghe con delle decorazioni in pizzo che ho abbinato a dei pantaloni bianchi. Prima di concludere questo video ci tenevo un attimo a ringraziare un paio di ragazze che mi hanno scritto su Instagram nell'ultima settimana. Ci sono davvero tantissime ragazze che mi hanno scritto dei commenti o dei messaggi privati bellissimi che io vi giuro non riesco neanche a esprimere la gioia che mi portano. Io veramente mi metto a saltellare per la casa, cioè io non potete immaginare la reazione che ho quando leggo dei messaggi del genere che sono davvero davvero dolcissimi. Non credo di meritarmi tutti questi complimenti, tutto questo, però sapere che il lavoro che faccio e l'impegno che ci metto è apprezzato e che io sono apprezzata come persona, perché cerco di essere più trasparente e più me stessa possibile con voi, sapere che tutto questo è apprezzato significa davvero il mondo per me, quindi vi ringrazio mille volte per tutti i messaggi adorabili che mi avete scritto. In particolare in questo caso ringrazio una ragazza che si chiama Chiara Pellegatta, che mi ha scritto un messaggio privato su Instagram la settimana scorsa, che è stato veramente, appunto, tantissimi di voi mi hanno scritto messaggi bellissimi, però questo è stato in particolare qualcosa che mi ha colpito molto al cuore, insomma, ci tenevo a mandarle un bacione gigante, quindi grazie davvero, siete speciali e io sono davvero davvero fortunata ad avervi. E tra l'altro abbiamo superato gli 800 iscritti. Wow, siamo vicini ai 1000, io sono... Grazie davvero, grazie, io... Grazie, non ho parole, la smetto perché sennò sto qui a parlare per delle ore, però vi... Diamoci un abbraccio gigante virtuale. Vi voglio bene, tanto. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Sbam!